riuscire a dire grazie a ciascuno di voi, perché le hanno provate tutte per non far riempire questa piazza, dai centri sociali agli sfigati Occupa Chiese, e la risposta siete voi. Tornate per me. Là da dove siete usciti. Io ringrazio e saluto anche una persona che è partita stamattina dalla provincia di Novara, Rita, una militante di 69 anni di Grignasco, della provincia di Novara, che stava andando a Malpensa col marito a Malpensa, aspettava la figlia, ha avuto un incidente stradale, è morta. Non è qua con noi, ma noi siamo qua per lei, quindi grazie Rita, grazie. E grazie all'impegno che ciascuno di voi ci metterà per portare anche il suo impegno di militante, di donna, di leghista fino alla fine. Li abbiamo salutati tanti, forse troppi, l'unica consolazione è che se ne stanno avvicinando tanti, grazie, altri, grazie. Questa è una bellissima piazza che secondo me combatte contro due nemici, il conformismo e la paura. Renzi non è... Ma perché ogni volta che dico Renzi gli deve affrontare? Poi dicono che è una piazza di maleducati. Bene, poi si offende e inventa una tassa sul vaffanculo, al 3% secco, più IVA ovviamente, quindi non diamo gli strani suggerimenti. Ma il problema non è Renzi, Renzi è una pedina, Renzi è il servo sciocco a disposizione di qualcuno che non ha nome e cognome, che da Bruxelles vuole controllare la vita di ciascuno di voi. Renzi è lo strumento di sinistra, simpatico, oddio, che è a disposizione di chi vuole annientare quello che rimane dell'economia italiana. Il problema non sono Renzi, o men che meno Alfano. Alfano è un problema per se stesso al massimo, ma non è un problema. Il problema sono le politiche che portano avanti. Il problema... Altra tassa. No. Saremo un po' ruspanti, però posso assicurare a voi e a chi ci sta guardando da casa in questo momento in diretta televisiva o via internet, che questa piazza noi la lasciamo più pulita di come l'abbiamo trovata, a differenza di altre zecche che magari non dicono le parolacce ma che sfasciano vetrine e lanciano uova ai poliziotti. Noi stiamo coi poliziotti, coi carabinieri, e ringraziamo chi fa il suo lavoro per 1200 euro al mese. Bravo! E magari se gli scappa un baffo ogni tanto è anche troppo educato. Il problema non sono loro. Il problema è che loro eseguono gli ordini impartiti da altri. La buona scuola. Posso suggerire alla ministra Giannini due o tre libri che io vedrei bene inseriti obbligatoriamente nello studio dei ragazzi che vanno nei nostri licei, perché il problema è che sanno tutto dei fenici ma non sanno niente delle foibe, anche perché dei professori di sinistra le foibe non hanno nessuna intenzione di parlare. A me piacerebbe che i ragazzi studiassero, ad esempio, e leggessero La masseria delle allodole di Antonio Arslan, perché quest'anno si ricorda il centenario di uno dei più devastanti genocidi di sempre, quello degli armeni, più di un milione di morti per mano turca, quella Turchia che qualche matto vorrebbe fare entrare in Europa. Prima chiedete scusa per il milione di morti che avete fatto e poi ne riparliamo. Bravo! E questo vale sia per la destra che per la sinistra. Bravo!
e i disastri, ripeto, quanti sanno a che punto arriva l'idiozia umana che ha provocato quasi 2000 morti sotto il Vajont? A me piacerebbe che sui banchi di scuola i nostri bambini studiassero l'idiozia che ha portato alla tragedia del Vajont, magari sui libri di Mauro Paolini o di Mauro Corona, e poi capissero che l'uomo non deve andare oltre quello che la natura gli permette. E poi mi piacerebbe che leggessero anche Oriana Fallaci.